Venditalia 2024 continua. Siamo nel mondo delle soluzioni software per le gestioni, ma non solo. Ci troviamo allo stand della Target Informatica e Naviger SRL e siamo in compagnia di Alberto Ratini, l'amministratore di Target Informatica. Buongiorno Alberto. Buongiorno. E bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. E con Sandro Vivi, l'amministratore dell'azienda Naviger SRL. Esatto, buongiorno a tutti. Sandro, io comincio da te. Naviger è una società che effettua delle soluzioni software non solo per il Veni, ma naturalmente in questo caso parliamo di distribuzione automatica. Esattamente. Naviger è un'azienda che esiste da una trentina d'anni, ci occupiamo di software gestionale in generale, ma da tanti anni, appunto da 25 circa, siamo anche specializzati nel mondo del vending. Abbiamo realizzato nel tempo prodotti in tecnologia client server e da qualche anno abbiamo investito su una nuova soluzione che è un'infrastruttura di Zucchetti, essendo partner, anzi top partner della Zucchetti, proprio nell'ambito dei gestionali web. E quindi qui siamo insieme a Target a presentare una nuova soluzione proprio per le aziende di vending in modalità web nativa, questo ci tengo a dirlo, nel senso che è la riscrittura completa di un prodotto che si adatta alle nuove tecnologie, che consente anche di andare verso il cloud, che è uno dei grandi obiettivi del mondo del software attuale, insomma, ormai è diventata una necessità. Poco più di 3 mesi fa avevamo dato in anteprima la notizia dell'acquisizione di alcune quote da parte di Naviger SRL di Target Informatica e dunque inizia una nuova joint venture con un programma che diventa, direi, anche tutto nuovo per i gestori. Certo, assolutamente sì. Target Informatica è, qualche giorno fa abbiamo festeggiato i nostri 30 anni, quindi diciamo siamo nel settore del vending da più di 25. Abbiamo il nostro prodotto che fortunatamente è ancora molto diffuso sul mercato e che comunque continuerà a vivere, però c'era bisogno e c'è bisogno di rinnovarsi. L'informatica moderna richiede investimenti e richiede tecnologie che non si possono più affrontare con le dimensioni di un'azienda troppo piccola e quindi abbiamo pensato insieme a Naviger di creare qualcosa per andare incontro a queste necessità. Loro hanno una piattaforma molto consolidata e molto strutturata, oltre a una grande esperienza nel software per i grandi gruppi. Noi abbiamo una grandissima esperienza per quello che riguarda le aziende piccole, medio piccole, anche se poi abbiamo dei grandi clienti, però il nostro core business è sempre stato quello della piccola gestione. Quali sono dunque le novità che oggi presentate a Venditalia 2024? Allora, a Venditalia 2024, oltre alla naturale evoluzione del prodotto GD, abbiamo anche una novità di una integrazione che abbiamo fatto in GD, ma che esiste anche come prodotto standalone, quindi autonomo, che si chiama CRM Code. È in pratica un sistema di generazione di etichette con dei QR code che permettono di essere realizzate ed applicate su qualsiasi dispositivo, che può essere un distributore automatico, chiaramente questo avviene nel caso di GD, ma anche un qualsiasi elettrodomestico o servizio distribuito sul campo, qualsiasi limite è solo la fantasia. Creando queste etichette con il QR code e decidendo quali dati devono essere raccolti al momento in cui un ipotetico utilizzatore che vuole segnalare un malfunzionamento o una richiesta di informazioni, anche non necessariamente un malfunzionamento, il sistema te lo chiede e riporta questi dati a un servizio cloud che poi li ridistribuisce in tutte le forme moderne, quindi via email, alla stessa applicazione, piuttosto che tramite una dashboard, quindi la possibilità di visualizzare via web da cellulare quelli che sono i guasti aperti. Stiamo incontrando un grande riscontro, naturalmente questo in GD e in WebGeda è integrato nativamente,
per altri prodotti e per altri ambienti è qualcosa che comunque può essere fatto tramite un'importazione di file o comunque anche un collegamento diretto con altri gestionali. È una bella soluzione e abbiamo visto che insomma l'interesse c'è. Sandro, vengo a questo punto di nuovo da te. Quanto siete contenti di questo incontro, della fusione tra le competenze e il know-how di WebJEDA e il programma GD di Target? Allora, direi che è stata un'idea ottima. Ci conosciamo con i ragazzi di Target da anni, abbiamo trovato tante affinità proprio anche nelle modalità di servizio, la volontà di seguire bene i clienti e diciamo che la complementarità tra le due aziende, appunto come diceva Alberto, la nostra esperienza su gruppi anche importanti, anche se abbiamo anche noi clienti piccoli, ma unita alla grande esperienza e grandi numeri che hanno su un target decisamente più piccolo, ci consente di avere una soluzione che veramente copre dalla piccola micro impresa del vending al grande gruppo. Questa è praticamente con un prodotto unico e soprattutto, ci tengo a dirlo, con una tecnologia che è avanzatissima, perché il concetto di web non è solo finalizzato a mettere, che non so, in hosting i dati, non avere più le preoccupazioni sulla sicurezza dei server interni, ma anche per l'integrazione con tutto il mondo esterno. Pensiamo alle varie telemetrie, ai vari sistemi di pagamento, l'agenzia delle entrate. Con questa tecnologia sono molto più semplici ed efficienti e quindi riteniamo di avere trovato una soluzione molto interessante dal punto di vista tecnico e credo anche dal punto di vista commerciale, nel senso che lo possiamo adattare un po' a tutte le richieste del mercato del vending. In definitiva, Alberto, con questa fusione sì, nasce di fatto un nuovo prodotto, ma estremamente più elastico e potente rispetto a quello precedentemente offerto al mercato del vending. Certo, assolutamente sì, perché comunque la grande esperienza che noi abbiamo comunque inevitabilmente fa i conti con un'architettura che è stata pensata tanti anni fa. La nuova architettura, come diceva Sandro, non è soltanto avere delle pagine web che rendono più semplici alcune cose, ma è proprio un'architettura web nativa, cioè è uno strumento, è un qualcosa disegnato dalle fondamenta con queste tecnologie. Ed è soprattutto una cosa collaudata, cioè soluzioni web se ne trovano in tutti i campi e sappiamo bene che sono molto, tutte al primo approccio bellissime. Poi che succede? Succede che quando ti scontri con la realtà, ti scontri con applicazioni sul campo, migliaia di operatori, milioni di record eccetera, o hai un'applicazione consolidata come magari era GD e come erano i loro prodotti in precedenza e come è il WebJEDA che è in test e che è in utilizzo da ormai anni in alcune realtà, oppure ti scontri con qualcosa che non è più in grado di sopportare il carico di lavoro quando magari passi da 5 a 20 operatori o magari tieni la storia dei movimenti per 5 anni o per 3 anni. All'inizio sono tutte belle le soluzioni web, ma questo vale per tutti i settori naturalmente. Poi col tempo vengono fuori le differenze. Ecco, noi fortunatamente, sfruttando anche la base Zucchetti, possiamo dire di essere molto tranquilli e abbiamo già verificato quelli che sono questi grandi vantaggi. E allora, Alberto, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi, a quale indirizzo di posta elettronica possono scrivere? L'indirizzo è com@webjeda.it oppure i nostri riferimenti in Target o in Navigator abituali. E allora io ringrazio innanzitutto te per il contributo e per la presentazione, il tuo è un esordio televisivo su Vending TV, Sandro. Sì, grazie a voi, è stato un piacere, naturalmente speriamo di aver dato qualche notizia importante per tutti i gestori. Okay. Grazie Sandro. Alberto, allora ringrazio anche te per il contributo, ne parleremo certamente nei prossimi numeri di Vending News, la rivista della distribuzione automatica italiana.
Certamente, grazie a tutti per l'attenzione e naturalmente non ho detto, ma lo aggiungo adesso, che ci saranno anche delle facilitazioni commerciali per tutti quelli che sono i nostri utenti che desiderassero passare al nuovo prodotto, fermo restando che quello che c'è rimane tranquillamente funzionante e manutenuto e in vita.